Intanto io ringrazio Katia Bastioli per avermi invitato a questo convegno, a questo importante incontro. È stato ricordato da Andrea, che è anche membro del nostro consiglio di amministrazione, che quando abbiamo ricostituito nel 2013, questa è l'ultima esperienza che io farò, esaurendo i mandati previsti dalla legislazione che riguarda le nostre fondazioni. Io ho detto che stavolta ho sempre avuto dei buoni consigli di amministrazione, vorrei fare dei consigli di amministrazione dove nei settori che noi riteniamo prioritari, strategici per il futuro, dobbiamo avere il meglio che c'è in circolazione. E nel settore della ricerca scientifica, avendo fatto una ricerca, ma noi l'abbiamo sentito questa mattina, non vorrei enfatizzare, insomma, un profeta su questi problemi, eccetera. Mi sono guardato intorno, mi sono indagato, Katia Bastioli è la persona giusta per seguire la ricerca scientifica e questi problemi nella Fondazione Carico. Io sono a lei molto grato, perché siccome siamo impegnati, lo dirò rapidamente, il mio è un saluto, quindi non devo mica abusare, non devo mica infastidirvi. E cioè, sono molto grato a lei perché in alcune delle iniziative che stiamo prendendo in questo momento, ho ricordato Andrea, il Green Job, su quale spenderò una parola, nel dibattito in Consiglio di amministrazione il suo contributo è stato veramente importante. Poi avendo incarichi ancora più importanti, dice: ma Sapi, no, guardi, lei stia qui perché basta più un contributo. Quando abbiamo discusso sul Green Job, o ricordo la discussione sul piano industriale di bonifiche Ferraresi, che è un'altra delle nostre iniziative, noi siamo il primo azionista di una società che ha rilevato la Banca d'Italia le bonifiche Ferraresi, anche lì faremo. Ecco, il suo contributo è stato veramente importante. Voglio darle atto di questo e rinnovarle pubblicamente il nostro grazie e anche l'invito a continuare la nostra fondazione a essere con noi in queste iniziative, che avendo un contenuto di forte innovazione, anche di forte rischio, perché ci si impegna in iniziative che, essendo innovative, sperimentali, come sempre la ricerca, la sperimentazione, non sa mai poi dove va a finire, ma noi cerchiamo di farlo e lei ci ha avuto moltissimo. Ringrazio anche Andrea, perché questa è una vecchia conoscenza, perché lui è stato da noi nella Commissione Centrale di Beneficenza per 6 anni. E anche lì è sempre stato molto attivo e positivo. Lui ha fatto una, come dire, elencazione di iniziative innovative che abbiamo fatto. Siccome le fondazioni come le nostre sono dei grandi sconosciuti, se io dovessi porvi una domanda, quali sono le fondazioni, temo che la risposta pertinente sarebbe molto limitata. Però voglio dire una cosa anche questa mattina. Noi siamo dei soggetti che hanno dei patrimoni molto importanti. Noi superiamo gli 8 miliardi di patrimonio che diamo in gestione in modo molto professionale e competente, gli utili, ridotte le tasse, e ahimè purtroppo questo governo l'anno scorso ci ha ammazzato di tasse perché ha quadruplicato le tasse delle fondazioni, tolte le tasse e le spese di funzionamento, noi il resto lo eroghiamo, lo destiniamo a attività nei 4 settori, servizi alla persona, arte e cultura, ambiente e ricerca scientifica. Una fondazione come la nostra dà via tantissimi soldi ogni anno, oltre 150 milioni, quindi sono cose imponenti. Dico anche questa mattina a un editore così qualificato e così attento che una fondazione, questo è quello che ha caratterizzato la nostra azione come Fondazione Cariplo, una fondazione non risolve nessun problema, nonostante metta a disposizione grandi soldi, però deve avere una funzione, la funzione di sperimentare. Cioè, noi eroghiamo tanti soldi, servizi per persone anziane, disabili, l'infanzia negata, che è uno dei drammi di questo paese di cui nessuno parla, però dobbiamo cercare, accanto a questa attività erogativa, di fare in modo che ci siano delle iniziative che, di fronte a problemi sociali, di ricerca, a problemi dell'ambiente, dell'arte e della cultura, ricordando i distretti culturali,
Noi abbiamo inventato i setti culturali che sono un esempio che a livello internazionale viene portato come paradigma in molti paesi, appunto, che dicono sono più avanzati di noi. Sperimentare per fare in modo di avere la possibilità di dire guardate questo problema, questa questione, che o non viene risolta, ci vogliono tanti soldi, ma come facciamo? Ci spendo già tanti soldi, può essere affrontata e risolta in modo diverso rispetto a quello che si è fatto. Deve occorrere rapidamente, ma voglio aggiungere al tuo elenco un'iniziativa di questa fondazione che conferma questa mia affermazione. 11 anni fa in questo paese esisteva l'edilizia privata e l'edilizia pubblica, ma in mezzo a queste due tipi di edilizia e alla risposta che questa edilizia dava c'era una domanda sociale di edilizia, studenti universitari, immigrati che lavorano, giovani coppie, anziani, giovani professionisti che non possono più fare come ho fatto io, che dopo 2 anni che facevo l'avvocato, che molto con la carica, mi sono costruito la casa appena del dove ci abito 50 anni, dove fino a morirci più presto che tardi, perché ho tanti anni se lo si fa. Esisteva questa domanda che nessuno affrontava, perché lo schema era, ma cosa facciamo? Come facciamo a produrre edilizia che dia risposta, canoni abbattuti del 40-50%, in quelle categorie sociali, i giovani, gli studenti universitari non potevano accedere a quello che diciamo, merito non è di chi parla, ma di chi lavorava con noi, perché abbiamo una squadra di media 38 anni, grintosi, che ti tengono allegro tutti i giorni, e questi ci hanno detto è possibile. In giro per il mondo questo problema l'hanno già affrontato e ci siamo avviati su questo progetto di housing sociale, ricorderai Andrea, no? Ci davano dei patti, ci hanno detto che avremmo mangiato il patrimonio della fondazione, avremmo distrutto il mercato immobiliare, l'elenco era infinito naturalmente, e noi siamo lasciatecelo fare, se va male ci piacerebbe, ma se va bene vi dimostreremo che questo problema sociale di un'edilizia per quella domanda sociale si può fare. La sperimentazione ha avuto un risultato positivo, a Milano ci sono in giro centinaia di alloggi, via Cenni, il Borgo Ficino, come si chiama, via Padova, adesso 1000 alloggi dell'Aler abbandonati che non ce l'hanno neanche gli abusivi, già 200 alloggi, 200 coppie, le hanno portati a vedere questi alloggi, hanno detto come volevano che fossero strutturati, e 200 coppie sono lì dentro. Oggi è un progetto nazionale e lo stesso cerchiamo di fare, hai citato il welfare sociale, stiamo sperimentando se la parola Stato si può sostituire la parola comunità, perché i bisogni sociali di anziani, disabili, drogati, gli immigrati, l'infanzia negata, la povertà in Italia, chi l'ha fatto? Chi lo sa? Non ci sono più soldi pubblici, non è mica vero, ci sono i soldi pubblici, spendo la Roma, spendo la Maria Sbagliata, eccetera. Stiamo sperimentando se la parola Stato si può sostituire la parola comunità. Bene, tu hai già elencato, quindi non ripeto, parlo solo dei green jobs. Oggi ci siamo avviati anche lì, credo siamo abbastanza antesignali, precursori, non so, cioè sperimentiamo, perché di fronte alla disoccupazione giovanile, io mi domando sempre come fa un paese a reggere col 40% dal punto di vista del tenuto sociale, e in alcune regioni più del 60%, e lì naturalmente le difficoltà, l'innovazione, le tecnologie non portano all'aumento di disoccupazione per le attività, diciamo, manifatturiere, tradizionali, eccetera. Ecco che è nato questo progetto col contributo anche di Katia Pastore. Vogliamo vedere se si può produrre nuova occupazione con queste attività, attività verdi, quello di cui si parla questa mattina. C'è da formare, qualificare, sostenere nelle università la formazione di professionalità diverse rispetto al passato, c'è da sostenere attività
dal punto di vista produttivo, agricolo e quant'altro. Voi siete maestri, io sono un orecchiante che legge i documenti, cerca di non dire stupidate più di tanto. Il messaggio che voglio lasciarvi questa mattina è questo. Per le cose che ha detto a questa nostra istituzione Katia Bastioli, e per, ho detto prima, profeta, la parola non è così abusata, non è empatizzare, non è, no, ci vogliono i profeti, ci vogliono quelli che di fronte, io sono uno che va in montagna, ma adesso purtroppo non posso più fare tante cose che facevo da giovane a Rabea, c'è un, qual è la strada? Ci vuole uno, ma dietro bisogna stare in tanti. Noi, come Fondazione Calvo, possiamo garantire le cose che ha detto Katia Bastioli, che direte in questo convegno, noi ci siamo su questi temi fino in fondo, senza se e senza ma, e senza farsi fermare di quelli che dicono se vi mettete per questa strada farete dei disastri. Vorremmo tentare a fare, non ne abbiamo fatti fino ad oggi, anche qui faremo delle bellissime cose. Grazie, buona giornata.